Oggi in Commissione Agricoltura è passata la mozione presentata dalla Lega e dal PD, una mozione congiunta sugli OGM. È passata una mozione che dice che chiediamo alla Giunta di farsi carico di portare avanti le nostre istanze legate al fatto che gli OGM non siano così esportabili, quindi chiediamo una moratoria perché in attesa che ci siano delle comunicazioni, delle prese di posizione da parte dell'Europa o del governo italiano, perché non ci possiamo permettere che queste coltivazioni possano contaminare le nostre coltivazioni bio piuttosto che tradizionali. Questa almeno è la nostra idea. È passato con una maggioranza, chiamiamola strana, fra virgolette, nel senso che è passato come Lega Nord, come PD, come Civiche, Ambrosoli e Maroni e come 5 Stelle. Perciò questo è un argomento caldo per noi, ma lo è meno per l'altra parte della nostra maggioranza. In realtà il fatto di poter contenere queste coltivazioni è legato soprattutto per quanto riguarda la Lega Nord al fatto che non vogliamo avere sementi sterili. Quindi il fatto che gli OGM possano produrre sementi sterili, quindi dover riacquistare le sementi sempre dalle multinazionali e quindi che possano legare le coltivazioni, gli agricoltori, l'agricoltura lombarda e in genere l'agricoltura italiana, legarla al fatto che le multinazionali decidano di darti o non darti determinate sementi. Quindi questo secondo noi è importante e non possiamo permetterci che pochi nel mondo possano gestire l'agricoltura sostanzialmente.